Namaste, mi trovo a fare un video leggermente diverso. Sembro serio, attenzione. Ed è più o meno, credo, dedicato a chi non sta bene. Probabilmente in tutti i modi, in tutti i campi, corpo, mente, spirito, ma in questo caso un pochino più a chi non sta bene fisicamente. Magari non stiamo bene noi, magari conosciamo qualcuno, sicuramente non staremo bene in futuro. E non solo qualche riflessione. Parto con un piccolo aneddoto, poi con come funziona, o almeno una caratteristica della consapevolezza, e poi torno sul tema. Piccolo aneddoto è semplice. Ero nella spa di una palestra, quindi mi faccio la mia bella sauna piacevole. A un certo punto esco dalla sauna e vado verso la vasca di acqua fredda. Bilancio acqua calda e fredda. E inizio come facciamo tutti noi quando siamo al mare, immergo piano piano, sento il freddo, i piedi si abituano, scendo un po' di più e così via, no? Quindi gradualmente scendo nell'acqua e mi accorgo ovviamente che più sale, più c'è il corpo che tende a stringersi, ma non è solo il corpo, anche la mente. A un certo punto sembrava focalizzata solo nel cerchio di pelle che stava lì passando. Anche questo è importante, dall'aria fuori calda all'acqua dentro gelida. C'è solo quel piccolo cerchio, no? E ovviamente lì ho pensato, ehi, però i miei piedi sono in acqua da tempo, ma non stanno soffrendo in realtà, no? Quindi il problema in questo istante è solo perché la mia mente, la mia consapevolezza sembra stringersi intorno al problema. E questa è una caratteristica che vediamo sempre, in ogni momento. Quando c'è un problema, la consapevolezza si restringe intorno a quel problema. Il resto neanche lo vediamo. A questo punto dico una cosa che sembra opposta. Quando stiamo male, e ripeto in tutti i campi, però in questo caso fisicamente, mi sembra opportuno trovare invece quel piccolo spazio, quindi restringere quel piccolo spazio in cui stiamo bene, siamo ancora bene. Magari vuol dire solo trovare un nuovo equilibrio, quindi magari una persona ha una brutta notizia e bam, crolla il mondo, però in quel momento come stai? In questo istante ancora, fisicamente, cosa senti? È un tema super delicato, bisogna veramente andare piano piano, no? Quindi da una parte la coscienza si stringe e voglio espanderla. Dall'altra è la stessa cosa, ma sembra il contrario. Quando c'è una grande notizia, voglio stringere. Stringere e sentire quel punto immobile sempre quieto. In realtà è la stessa cosa, perché quel punto immobile vuol dire c'è ancora consapevolezza aperta. Spesso non sarà possibile, e questa è la tragedia eroica dell'essere umano. Però questa comunque mi sembra una strada e soprattutto può darci un modo per vivere meglio noi e per essere vicino alle persone che non stanno bene in questo momento. Grazie, namaste.